Ok. Ragazzi, ci siamo questa praticamente oggi. È la partita tra l'Armata Brancaleone, la squadra Alfa e la squadra Bravo invece sono gli Scars, quindi Daniel Toyboy, Lore il Mito, Dark Terror, Zenigata, Piroxina, Aizen Metal, DPM e Simon the Storm. Perfetto. Dovrebbe andare tutto secondo i piani. Vediamo subito. Siamo in base aerea. Ah, ok. Questa è la prima partita della Ghost War European Arena. E vedremo come andrà. Vediamo anche subito le classi scelte. Già abbiamo due droni in volo per la squadra Alfa con mortaio e gas. Vediamo intanto Aizen Metal anche appostato come tiratore e invece dalla parte opposta due assalti e mezzo con poi Zenigata supporto. Vediamo già un avanzamento abbastanza deciso di Lore il Mito e dal fianco, beh, così come vedete, destro e di Dark Terror centrale, e molto divisi come squadra, mentre la squadra Bravo molto, molto unita, tranne appunto la spia ancora lì appostata. Dark Terror potrebbe aver pingato tranquillamente i tre nemici, ha avuto contatto con il sensore Echelon. Ed è stato anche avvistato in qualche modo dai nemici. Marcato il tank. Si sposta anche Aizen Metal, che potrebbe prendere alle spalle Lore il Mito, che si avvicina contro due. Abbattuti avanguardia da una parte, artigliere dall'altra, che viene prontamente rianimato, e Daniel Toy Boy sulla linea nemica, che riesce subito ad abbatterne due. Il tank è in fin di vita, abbattuto ancora da Daniel Toy Boy. E primo round terminato qui, con un'artigliata a chiudere il lavoro. Spero si senta l'audio del gioco, sinceramente. Sì, ok, ci siamo. Vediamo intanto un leggero cambio di classi. Non c'è più l'Echelon, ma il cecchino da parte di Dark Terror. Drone mortaio in volo. Con anche il loro cambio hanno preso, lasciato il gas e guadagnato invece un Predator. Subito abbattuto Zenigata da parte di PM. Lore il Mito che avanza molto, molto da solo. Mentre vediamo sulla parte esterna Daniel Toy Boy con il balestrino. Rimangono sempre compatti
Ma è sempre compatta la squadra Scars e la spia in fondo, come nel precedente round. Intanto viene rianimato Zenigata. Loro il mito molto vicino ai tre nemici, che penso ne abbia sentito i passi. Dark Terror riesce ad abbattere Aizen Metal con un colpo da cecchino. Push di Lore il Mito. Rimane nuovamente l'artigliere da solo. In un 1 contro 1 vedremo se avrà la meglio o uno l'altro. E Lore il Mito completa anche questo round. Bene. Vi ricordo che è una partita al meglio dei 9, quindi il primo team che guadagna 5 round vinti si aggiudica la vittoria dell'intero match. Nuovo cambio di classi da parte di entrambe le squadre. Vedremo se questo favorirà la squadra Bravo a guadagnare questo terzo round o se lo guadagnerà la squadra Alfa. Sempre tiratore appostato sulla stessa posizione precedente. Questa volta è Daniel Tallboy che rimane abbastanza dietro. Dark Terror, avvistato dal drone gas, viene bloccato dal gas, appunto. È artigliata su Lore il Mito, ma non subisce danno. E invece sì, ok. Subisce solo un piccolo danno. Marcato il tiratore scelto avversario. Aizen Metal. Potrebbe essere la volta un buon colpo per la sentinella, ma rimane coperto. Cambia posizione. Intanto Dark Terror con l'assassino avanza verso la posizione dei nemici. Dark Piazza una mina all'ingresso della torre. Satcom sulla torre nemica e viene marcato il tank. Zenigata invece. Zenigata e Lore il Mito decidono di abbattere il compagno per riportarlo a metà vita. Intanto vediamo l'assassino che sta cercando il tiratore scelto, che ha cambiato posizione ed è in attesa in un cespuglio e penso che comunque l'abbia addocchiato. Quindi se ne guarderà bene dal farsi prendere alle spalle. Intanto gli altri tre compagni della squadra Bravo rimangono sempre lì e avvisati dal tiratore scelto tengono d'occhio Dark Terror. Tank ferito dall'avanguardia, Lore il Mito. Zenigata che si appresta ad avvicinarsi alla torre. Con una granata riescono ad abbattere il tank. Vediamo se proveranno subito a rianimarlo. Satcom che va a marcare proprio il nemico che stava rianimando il suo compagno. Zenigata riesce ancora ad abbattere
Un altro avversario. Sminato il campo, ora potrebbero avanzare. Avanza da solo invece. Ecco l'avanzamento di Zenigata contro il tank e contro l'artigliere. Rimane il tiratore scelto che non ha potuto fare nulla date le condizioni della sua posizione. La torre di ricognizione sarà attivabile tra meno di un minuto intanto. E già vediamo il Predator di vicino. Intanto anche da questa parte c'è l'avanguardia sulla torretta di avvistamento per sondare la zona. Cambio di posizione da parte del tiratore scelto che viene marcato ed ora è sotto fuoco nemico. Torre che viene catturata, Dark Terror nelle vicinanze del tiratore scelto e lo abbatte. Ulteriore cambio, Horizon Metal ha lasciato. No, come non detto. Ok, era un po' indeciso, ha cambiato da disturbatore, spia e tiratore scelto. Dark Terror con la recluta. Daniel Toibo con Echelon, l'Eremita Avanguardia. Sì, sceglie la recluta. Non sappiamo se per un errore o per altro. Ricordiamo che comunque essendo un torneo sono state imposte delle regole di ban, quindi i tiratori non possono usare il tratto di proiettile d'espansione e i supporti non possono utilizzare la classe del sabotatore. Intanto sempre appostato in fondo Eisenmetall con il tiratore scelto. Dark Terror questa volta che invece di avanzare mantiene una posizione difensiva, diciamo, sulla torre da cecchino. Avanti invece Daniel Toy Boy e Zenigata. L'Eremita ancora più in alto. Aizen riesce ad abbattere Dark Terror, quindi un 3 contro 4. Predator molto da solo verso i nemici. Loro il mito intanto cerca di aggirarli. Entrambi i Predator si scontrano. Scontro con artigliere, frontale con il tank, ma questa volta non ha la meglio. Loro il mito intanto va a cercare Eisenmetall e dall'altra parte invece si procede al rianimo dell'artigliere, quindi un 4 contro 2. Daniel Toy Boy è al momento fermo nella sua posizione, non può far molto. Ripiegano invece leggermente quelli della squadra Bravo. Molto vicino invece Lori il Mito a Eisenmetall che riesce ad abbatterlo con una pistola in modo silenzioso. Dark
drone in volo di DPM abbattuto dall'avanguardia. In due ora convergono verso l'avanguardia nemica. DPM riesce ad abbattere in fondo l'Echelon. Rimane da solo Lore il Mito contro Tank, che è stordito in questo momento e viene abbattuto un 1 contro 1 ora contro tra avanguardia e artigliere. Entrambi su delle rocce, entrambi impossibilitati a rianimare i compagni in questo momento. Vedremo se l'artigliere utilizzerà, eccolo qui, utilizzerà il drone per magari far cambiare posizione all'avversario e ne approfitta per avanzare. Procede subito al rianimo del tank. Si fa sfuggire questa occasione, Lore il Mito. Flash ancora sui nemici. Lore che riesce ad abbattere ancora una volta il tank. Stordito l'artigliere. È atterrato. 4-0. Potrebbe essere il round decisivo per la squadra Alfa. Vediamo ancora cambi di classi da entrambe le squadre. Subito un SATCOM da parte di Eisenmetall sulla torre da cecchino nemica. E Zenigata con il suo cecchino invece rimane anch'esso sul fondo. Daniel Toy Boy sul fianco largo, lo vediamo in basso da solo con l'assassino. Sempre molto compatti quelli della squadra Bravo. È sempre Dark Terror molto vicino ai nemici e Lore il Mito abbastanza largo da non potergli dare una mano. Avvistato in qualche modo Dark Terror. SATCOM che riesce a marcare la recluta e viene subito abbattuta da Simon The Storm e Piroxina. Intanto ancora Lore il Mito che va a cercare nuovamente Eisenmetall, come hai fatto precedentemente con round finito poc'anzi, e lo abbatte. 3 contro 3 ancora, intanto Daniel Toy Boy è riuscito ad avanzare nelle retrovie nemiche, permettendo anche un attacco a sorpresa, essendo appunto assassino. Colpo di mortaio su Lore il Mito che cambia posizione, non viene ferito e permette a Daniel Toy Boy di abbattere l'artigliere. E rimangono Tank,
e Predator che al momento è in furia bellica contro Avanguardia Assassino e poi il cecchino in fondo che è Zenigata. Loro il mito abbattuto dal Predator, marcato dal cecchino che riesce ad abbatterlo e rimane il tank praticamente in fin di vita sotto tiro dal cecchino e molto sotto mano dell'assassino. E Daniel Toy Boy pone fine alla partita, portando a casa la vittoria per questa loro prima partita della Ghost War European Arena. Un risultato di 5-0 con un kill leader da parte di Lore il Mito. E si conclude qui.